Buongiorno. Raffaelli Carlo. A 28 anni ero sindaco. Era nel 1951, ero il più giovane sindaco del Trentino. Arrivando da 4 anni di soldato, un po' in giro per il mondo, in Africa, eccetera, e una certa esperienza, diciamo così, fatta sul campo. Ma il desiderio era prima di vedere la mia famiglia, poi di vedere il mio paese crescere, insomma, ecco, questo era il desiderio. E allora si collaborava, si studiava, il consiglio comunale si trovava, discuteva qual era la necessità che maggiormente interessava il cittadino. Ecco, nella comunità di Volano, dal 1951, sono stato eletto sindaco fino al 60, per 9 anni. In quel periodo lì, logicamente, era appena passata la guerra, il paese era un po' disastrato, in modo particolare, diciamo, per quanto riguarda l'acquedotto, quando gli scarichi, le case e compagnia bella, perché essendo prevalentemente un borgo contadino, non hanno pensato a, diciamo così, avanzare le idee per portare l'acqua, per esempio, nelle case. Ecco, la fontana era qui, proprio in questo posto, era una grande fontana con tre lavelli ed erano destinati il primo con l'acqua pulita, diciamo così, per il bestiame, il secondo per il lavaggio e il terzo per il risciacquo. Ecco, questa grande fontana era alimentata dall'acquedotto che passa di qua. Ecco, quando io ho cominciato i lavori del nuovo acquedotto, allora abbiamo fatto anche per quanto riguarda gli scarichi, perché logicamente non c'erano ancora gli scarichi, erano, diciamo così, fatti sottoterra con muretti in cemento, in sassi, ecco, e andavano a finire giù verso la ferrovia, dove c'era la fossa di scarico che poi andava nell'Adige. Che cosa provocava questo? Questo provocava che, per quanto riguarda l'acqua nelle abitazioni, le donne dovevano venire tutte qui a prendere l'acqua. Ecco, e qui questo circondario, abbastanza popolato allora, era sempre piena la fontana di donne che prendevano l'acqua o che lavavano i suoi indumenti. Ecco, nel 52 il comune ha appaltato i lavori alla una ditta di Nomi, partendo dalla questa direzione, nella sorgente del Fosc, cosiddetto, ecco, sono partiti da lì e hanno iniziato a mettere le tubazioni dell'acqua potabile. Qualche anno dopo, 53-54, è cominciata a, diciamo così, l'utilizzo da parte della popolazione che stava attendendo questa comodità, chiamiamola così. E com'era la scuola di allora? La scuola di allora purtroppo era una scuola di quei tempi. Per esempio nella mia classe in prima eravamo in 50. Parlo 1928, eravamo. Ecco, c'erano 3-4 maestri con 200-150 scolari.
Ecco, la scuola era stata costruita nel 1908, era stata costruita e poi ampliata anche, diciamo, in tante... Ma comunque si andava al mattino dalle 8:30 alle 12 e dalle 2 alle 4, tutti i giorni eccettuate le vacanze, logicamente, perché... Dalle vacanze i bambini così avevano da accudire il loro bestiame, portarlo al pascolo, capre, pecore, mucche, eccetera. Qual è il divertimento più grande quando eravate piccoli? Ecco, il divertimento più grande quando eravamo piccoli, noi, era l'oratorio, che era su dove c'è l'asilo adesso. Poi c'è l'asilo adesso, e lì avevano fatto un po' uno spazio con alcuni giochi, altalene, eccetera, eccetera, e lì si andava a giocare, naturalmente c'erano gli assistenti della parrocchia che conducevano questi ragazzi, ecco, poi si andava a fare anche delle lunghe passeggiate. Per esempio, andavamo a metà montagna, che si chiama Sant'Antonio, lì, a fare così una scampagnata, ecco, e poi i giochi quali erano? I giochi erano le palline, il gioco del calcio anche allora, sai? Ma senza campo, fuori campo. Com'era l'acquedotto come c'è adesso in cima al paese? Il Prima? precedente Sì. era vecchissimo e era da cambiare tutto. Abbiamo proprio estratto tutte le tubazioni vecchie e andate dai raccolatori, i raccoglitori di ferro vecchio e abbiamo messo tutto nuovo. Quando era sindaco, cosa proponeva agli scolari? Cosa ha proposto ancora per la scuola? E la scuola cosa vuoi? Il sindaco poteva dar poco, poteva mettere a disposizione i locali, poteva il riscaldamento che era a carbone allora. Ecco, poi è stato trasformato anche quello, è stato. Com'era una volta la terza di maggio? La terza di maggio è sempre stata una gran festa per Volano. Perché? Perché nel 1915, proprio in questi giorni, il mese di maggio, che era in procinto di arrivare la guerra fra l'Italia e l'Austria, che noi eravamo Austria allora qui, qui Volano ha fatto una richiesta. Tutta la popolazione si è radunata nella chiesa ed ha chiesto alla Madonna di Maggio di farli restare qui, perché non volevano andare profughi, come sono andati tutti i roveretani, come sono andati quelli di Caliano, come sono andati tanti. E sono riusciti, con l'intervento del parroco di allora e del sindaco, sono riusciti a farli restare. E allora da quel momento hanno detto tutto, le terza domenica del mese di maggio, tutti gli anni, rinnoviamo questo voto. Questo qua è il vecchio municipio, per noi è il vecchio perché noi siamo arrivati dopo, ma per il Carlo era il municipio invece, no? Sì. Perché è il municipio, penso, dal 1800.